Siamo in compagnia di Diego Marani, autore del libro Darfur, geografia di una crisi, edito da Terre di Mezzo. Nella lettura ci sono sorti alcuni dubbi, visto che abbiamo l'onore di incontrarti, la possibilità di incontrarti, sarebbe bene insomma chiarirli, ecco. Allora, si parla del Darfur, si parla anche del Sudan, si parla di una guerra infinita, perché ha preso inizio quando? 2003. Il conflitto in Darfur è la fase più cruenta del conflitto in Darfur, si può fare risalire al 2003, in cui gli scontri hanno veramente coinvolto tutto il territorio. Però il Darfur è in Sudan ed è importante ricordarlo, perché ogni tanto ancora oggi si sente anche ai telegiornali, anche sulle radio, o qualche volta si può leggere anche su un giornale, si sentono elencare le zone di crisi, di conflitto nel mondo, e qualche volta qualcuno dice il Darfur e il Sudan, come se fossero due luoghi distinti. Invece è molto importante ricordare che il Darfur è dentro il Sudan fra l'altro è il più grande stato africano, grande 8 volte l'Italia, il Darfur è la sua parte occidentale, che da solo è grande circa come la Francia, e che attualmente viene suddiviso in tre cosiddette regioni o in tre stati federali, cioè il Darfur settentrionale, il Darfur occidentale e il Darfur meridionale. Perché è molto importante parlare e ricordare che il Darfur è in Sudan quando si parla del conflitto in Darfur? Perché in Sudan c'è stata una guerra lunghissima. Il Sudan è indipendente dal 1956, ancor prima dell'indipendenza è scoppiata la prima guerra civile in Sudan tra nord e sud, che è durata grosso modo fino al 1972 con movimenti alterni. Poi il Sudan ha visto solamente 11 anni di pace e nel 1983 è iniziata la seconda guerra civile sudanese tra nord e sud, tra quello che è il governo di Khartoum e il Sudan People Liberation Army e poi Sudan People Liberation Movement, che era appunto l'esercito di liberazione del Sud Sudan. Bene, questa guerra civile, scoppiata nel 1983, si prolunga per oltre 20 anni, coinvolgendo anche le regioni centrali del Sudan, come per esempio le montagne Nuba. Iniziano i colloqui di pace, grosso modo potremmo dire verso il 2003, si arriva anche a una prima pace sulle montagne Nuba, e proprio mentre il nord e il sud portano avanti i colloqui di pace per arrivare finalmente, dopo una guerra civile distruttiva che ha causato qualcosa come 2 milioni di morti in oltre 20 anni di guerra, proprio mentre si cerca di arrivare attraverso anche la mediazione internazionale a una pace, scoppia la guerra in Darfur, che è un altro conflitto interno, è un altro conflitto civile, un'altra guerra civile, se si vuol dire. Ed è importante, perché sennò si rischia di non capire il contesto in cui scoppia questo, che è un contesto legato molto fortemente anche a una situazione in cui il potere rimane nel centro, rimane nella capitale, rimane Khartoum, e le periferie, il Darfur è anche una regione periferica del Sudan, in qualche modo si ribellano contro il centro. Ma perché? Perché si ribellano? A sentire i sudanesi ovviamente vi sono differenti interpretazioni. Un punto fondamentale, anche a seconda dei nostri contatti, di molti esponenti della società civile sudanese e di tanti rapporti di ONG internazionale, è stata la non equa distribuzione del potere politico e delle risorse economiche. In un certo qual modo la periferia si è ribellata contro il governo centrale, contro il governo di Khartoum, perché si riteneva marginalizzata, si riteneva tagliata fuori dai posti di potere politico e dalla gestione delle risorse economiche. Rimanere tagliati fuori dal potere politico non significa solo non avere un certo numero di parlamentari o non avere
ministri o non avere, ma significa anche molto più concretamente ospedali, scuole, università, posti di responsabilità, quindi come medici, come docenti, come insegnanti, posti nell'esercito. Quindi c'è molte periferie hanno contestato al governo centrale di Khartoum di accentrare il potere e di non distribuirlo in modo equo. Perché parlo di periferie? Perché pochi ricordano in Italia che per esempio c'è stata anche una guerra sulle montagne Nuba, che sono al centro del Sudan, e c'è stata anche qualcosa di molto simile a una guerra nell'est, dove le popolazioni dell'est del Sudan, quelle che confinano con l'Eritrea, si sono anche loro ribellate contro il governo di Khartoum. Inoltre, non va dimenticato che il governo di Khartoum è l'attuale presidente del Sudan, è il Omar el-Bashir, che è salito al potere con un colpo di Stato nel 1989. E questo per molti anni ha gestito in maniera diretta e personale, lui e il suo partito, il National Congress Party, hanno gestito in maniera estremamente diretta e personale e accentratore il potere. Poi c'è la questione della distribuzione delle risorse economiche, che è diventata ancora più evidente, ancora più eclatante, con le rendite petrolifere. Le risorse economiche possono essere in generale la terra, l'acqua, due elementi di grande conflitto in Sudan, l'acqua e la terra sia per il pascolo, per l'agricoltura, l'acqua sia per bere, sia per irrigare. Ma l'acqua, la spartizione della terra, eccetera, è in stretta correlazione anche con le abitudini, gli usi e i costumi delle diverse etnie? Sì, una delle interpretazioni, per esempio, del conflitto in Darfur, così come prima del conflitto tra nord e sud, è quella che dice che le risorse calano a disposizione e etnie diverse o gruppi etnici diversi entrano in conflitto tra di loro per accaparrarsi le poche risorse disponibili. L'esempio classico che si fa è quello di popolazioni dedicate soprattutto all'agricoltura, che entrano in conflitto e in contrasto con popolazioni dedicate soprattutto alla pastorizia, all'allevamento. Questo è il momento centrale di questo, è quando per esempio, la transumanza, o comunque quando il bestiame si sposta da nord verso sud e si entra e si invadono le terre dei contadini, degli agricoltori. Questo è l'esempio classico. Però attenzione, perché non bisogna, lasciarsi andare a una sorta di determinismo geografico. Allora tutte le popolazioni che sono nella fascia del Sahel, siccome c'è un processo di desertificazione che avanza, le risorse destinate all'agricoltura diminuiscono, le risorse idriche diminuiscono, i conflitti per la terra si fanno più intensi, allora ci dovrebbe essere una guerra civile dappertutto, paradossalmente. E invece no. Ci sono altri elementi che fanno scoppiare una guerra. Per esempio, una guerra, per combatterla bisogna avere le armi. Allora, chi ha inondato di Kalashnikov e di armi il Darfur negli anni 80 e 90? Molti rapporti internazionali, per esempio, denunciano il fatto che il governo ha dato le armi ad alcune etnie per contrapporle a altre. La spiegazione di guerra etnica o conflitto etnica è talvolta una spiegazione un po' semplicistica, quando per gli osservatori occidentali i conflitti africani sono troppo complicati o troppo difficili, si tenta la scorciatoia e si tenta di identificarli, ma questi sono conflitti etnici. In effetti, quando si parla di guerre in Africa ci si ferma al conflitto etnico. Infatti questa era una domanda che mi sembrava estremamente importante da comprendere per noi occidentali. È uno scontro etnico, punto, oppure, come stai dicendo tu, c'è qualcosa di molto più profondo, radicato, e che comunque ha delle radici molto, dal punto di vista storico, molto più articolate? È anche uno scontro etnico, perché ci sono etnie in contrapposizione tra loro. Però bisogna stare molto attenti. Primo, l'idea di etnia non è qualcosa di fisso, ma è qualcosa di mobile. La stessa appartenenza etnica, anche in Sudan,
ci sono centinaia, decine di grandi etnie e centinaia di gruppi etnici, perché poi a loro volta le etnie si suddividono in ulteriori sottogruppi, no? E l'appartenenza a un gruppo etnico cambia, cambia con le generazioni, cambia perché nel frattempo le famiglie intere si spostano geograficamente, vanno a vivere in regioni diverse. Quello che molti osservatori sudanesi e anche internazionali notano è che non è tanto il fatto che sia anche uno scontro etnico, è la strumentalizzazione dell'etnia. Cioè, in realtà è la politica che decide come, per esempio, distribuire il potere o come distribuire le risorse. Se poi la politica decide di utilizzare alcuni leader contrapponendoli ad altri, e questi leader reclutano le proprie milizie o reclutano i propri sostenitori in un gruppo etnico piuttosto che in un altro, è evidente che c'è anche una componente etnica. Ma la questione politica, cioè la spinta politica, nasce soltanto dal governo centralizzato di Khartoum oppure si allarga addirittura all'Europa, addirittura al continente americano? La spinta politica. Cioè, ci sono bisogna quattro... distinguere. Indubbiamente in Sudan, prima ancora di arrivare agli attori che sono molto distanti, il contesto regionale è molto importante. Per esempio, la guerra in Darfur è anche l'altra faccia del conflitto in Chad. Sudan e Chad sono confinanti, il Darfur è esattamente il territorio di confine del Sudan che confina con il Chad. Da anni il governo del Chad accusa il Sudan di armare e finanziare e dare sostegno ai ribelli dell'est del Chad, e allo stesso modo il governo di Khartoum accusa il Chad di armare, finanziare e dare sostegno ai ribelli del Darfur. Per esempio, questa è una tipica componente regionale, così come vi erano componenti regionali nella guerra tra nord e sud. Perfino l'Eritrea, che sta dalla parte opposta, sta sul confine opposto rispetto al Chad, sta a est, ha avuto un suo ruolo diplomatico e forse non solo diplomatico nel conflitto in Chad. Quindi io direi che c'è una prima fascia che è le dinamiche sul territorio, che sono proprio dei conflitti sul territorio per accaparrarsi il potere sul territorio e le risorse locali. Poi c'è una seconda fascia, un po' più ampia, che sono il conflitto fra il centro, il Khartoum, il governo centrale, e la periferia, in questo caso il Darfur. Poi c'è ancora una dinamica più vasta, che è la dinamica regionale, se si vuole del Corno d'Africa allargato per quello che riguarda il Sudan, e nello specifico per quello che riguarda il Darfur, la situazione in Chad e in parte in Repubblica Democratica del Congo, in Repubblica Centrafricana, ma soprattutto in Chad. Quello che veniva chiesto, cioè le implicazioni degli attori esterni, è evidente che per esempio l'Unione Europea, la Cina o gli Stati Uniti hanno una loro influenza. Nel caso della Cina, per esempio, sicuramente è provato da decine di rapporti internazionali che negli ultimi 10 anni la Cina è diventato il principale partner economico e commerciale del Sudan, quindi del governo di Khartoum. In 10 anni il Sudan è passato da essere un paese che aveva bisogno di petrolio, importava petrolio, e in tempi relativamente veloci è diventato autosufficiente e adesso è diventato un esportatore di petrolio. Il business petrolifero sudanese è avvenuto grazie a investimenti cinesi. Quindi è evidente che indirettamente in Darfur, ma in maniera estremamente diretta per quello che riguarda il Sudan e il governo del Khartoum, la Cina è stato un attore importante in questi 10 anni. La maggior parte dei pozzi petroliferi in Sudan si trovano in questa regione. Stato di Unity, per esempio, in questa regione. Sud Kordofan, Abyei, Unity.
Fra l'altro sarà molto importante definire giuridicamente il confine tra Nord e Sud Sudan per stabilire dove sono i posti di petrolio, se sono di più al sud, come sembra e come tutti dicono, o anche al nord. Un oleodotto lungo più di 1600 km parte dalle zone dei posti di petrolio e arriva fino al Mar Rosso, a Port Sudan, dove c'è una raffineria, un'altra raffineria importante è a Khartoum. Questo è stato il grande business petrolifero in 10 anni del Sudan e qui gli investimenti cinesi sono stati determinanti, non solo cinesi, ma quelli cinesi sono stati determinanti. In cambio, che cosa ha avuto il governo di Khartoum? Ovviamente una grande quantità di denaro, e qui c'è da un lato il problema di come ridistribuirlo, questo di denaro. Molte ONG e molti osservatori internazionali dicono il denaro che il governo di Khartoum ha ricevuto grazie al business petrolifero è stato utilizzato anche per comprare armi. Guarda caso, armi soprattutto cinesi. E, guarda caso, queste armi sono poi state distribuite in Darfur e sono servite anche a fare scoppiare la guerra in maniera così cruenta e drammatica come è stata nei primi anni 2003-2005. Allora, se si fa un ragionamento di questo tipo, è evidente che anche gli attori esterni hanno una loro influenza. Però io cercherei sempre di partire dal contesto locale e poi dal contesto regionale per cercare di capire che cosa succede sul terreno e per cercare di capire come viene visto in Sudan un certo tipo di conflitto. Nel maggio del 2006 venne firmato un trattato di pace, il Darfur Peace Agreement, accordo di pace per il Darfur ad Abuja in Nigeria, no? Sottoscritto solo da una delle fazioni ribelli, perché le due maggiori fazioni ribelli, se non ho capito male, sono la SLA e la GEM, magari dopo se hai voglia di parlarcene un pochettino, giusto per capire la differenza tra l'uno e l'altro movimento, che finalità hanno e se hanno, nel caso avessero, dei legami con il potere centrale, con Khartoum, e che tipo di legami possono avere. Ecco. Io vorrei sapere se effettivamente questo trattato di pace ha avuto un senso dal punto di vista reale, oppure se è stato soltanto un atto formale o prevalentemente un atto formale, in quanto mi pare che la società civile sia poco coinvolta, ossia vi sia uno scollamento totale tra il vertice e la base della società sudanese, in particolare della società darfuriana. Quanto e come la società civile locale ed internazionale potrebbe incidere davvero sul processo di pacificazione? E qui entriamo nel discorso della campagna italiana per il Sudan. Esiste questa campagna in atto? Mi piacerebbe che ce ne parlassi un pochino, insomma, che cosa consiste questa campagna per poter capire un po' meglio. Il punto centrale, occorre ricordarlo ancora una volta, il punto di partenza, il punto centrale è la pace tra nord e sud, che è la grande pace del Sudan, che è quella che per esempio stabilisce che adesso a Khartoum ci sia un governo di unità nazionale. Il presidente è rimasto Omar al-Bashir, però il vicepresidente è uno dei due vicepresidenti, è il leader dell'SPLM, quindi il leader dei nemici di prima, di quelli del sud di prima, no? Quindi la grande pace del gennaio 2005, sono 4 anni proprio questo mese, è la grande pace tra nord e sud. Fra le altre cose, questa pace stabilisce due date molto importanti. Una, le prime elezioni in tutto Sudan libere che dovrebbero svolgersi quest'anno, e secondo, nel 2011, un referendum in cui il Sud Sudan dovrebbe decidere se rimanere nel Sudan, in una struttura più o meno federale, o si sceglie l'indipendenza, l'autonomia totale. Questa è la grande pace, gennaio 2005. Il modello di questa grande pace, in cui la comunità internazionale e in particolare gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Italia e la Norvegia sono state fortemente coinvolte, ma in generale l'unità nazionale, la comunità internazionale, questa grande pace è stata il modello poi per le paci successive. La prova di questa grande pace era stata la pace sulle montagne Nuba, una regione al centro del Sudan, dove il cessate fuoco era arrivato prima e avevano provato a fare prima la pace. Vedendo un po' che funzionava, hanno cercato di allargarla ai due grandi contendenti. Poi hanno cercato di fare una pace piccola nell'est, in cui si era arrivati a una quasi guerra, e poi si è tentati di riproporre la pace
nel Darfur, maggio 2006. Qual è lo schema della pace? Deponiamo le armi, quindi cessiamo gli scontri armati e il conflitto a fuoco e coinvolgiamo quelli che prima erano i ribelli in una forma di governo e in una forma anche di condivisione delle ricchezze. Tra nord e sud la grande condivisione delle ricchezze era la condivisione delle rendite petrolifere, per esempio. Però in Darfur non c'è petrolio, almeno per ora. Questa pace tentata nel maggio del 2006 di fatto non ha funzionato, anche se la fase più cruenta di scontri forse è terminata, quella 2003-2005, in realtà gli scontri a livello locale sul terreno sono continuati. Perché non ha funzionato? Perché solo un gruppo ribelle, anzi solo la fazione, una parte di un gruppo ribelle, ha firmato la pace, ha accettato di entrare nel governo di Khartoum con Mini Minawi, leader di una fazione dell'SLA che è diventato consigliere del presidente Bashir, e i suoi uomini, i suoi comandanti sul terreno, mentre tutti gli altri non hanno accettato, perché in un qualche modo non consideravano l'accordo soddisfacente, perché non consideravano l'accordo una soluzione dei problemi del Darfur. Non solo, l'altra fazione dell'SLA ha continuato a combattere e un altro gruppo che si chiama GEM ha addirittura non solo continuato a combattere in Darfur, ma ha addirittura tentato nel 2008 di attaccare la capitale, cioè addirittura ha fatto una colonna di jeep armate con i suoi uomini e ha tentato. Stile Somalia oppure no? Le tecniche sono stile Somalia, il tentativo di partire dalla periferia del paese e a puntare la capitale è stato esattamente speculare a quello che era successo pochi mesi prima in Chad. Dai confini con il Chad circa 3.000 uomini, una colonna è partita con centinaia di jeep per tentare di marciare sulla N'Djamena a fare un colpo di stato militare, no? Di fatto in Chad solo l'intervento della Francia ha salvato il presidente Déby. A Khartoum all'ultimo momento si è arrivati a combattere per le strade di Omdurman e di Khartoum, cioè il grande conglomerato urbano della capitale del Sudan, e in questo modo però lo GEM, il gruppo armato ribelle del Darfur, che messaggio di tipo politico ha voluto dare, anche se è stato sconfitto da un punto di vista militare, non ha conquistato il governo e il potere a Khartoum, però che messaggio ha voluto dare? Attenzione, che il Darfur non è mica solo un problema regionale, piccolo, dimenticato, una guerra dimenticata in un angolo di Africa, ma è il grande problema del Sudan di oggi. E senza risolvere il conflitto del Darfur, il Sudan non potrà continuare a vivere in pace. Qual è il ruolo, che cos'è la campagna italiana per il Sudan e qual è il ruolo della società civile? La campagna italiana per la pace in Sudan è attiva da una decina d'anni, qualcosa di più, e è un coordinamento, una campagna appunto tra diverse associazioni. Il sito, per chi volesse essere più informato, è www.campagnasudan.it, che fra le varie attività cerca di fare informazione, produce fra l'altro una newsletter ogni 15 giorni, organizza incontri sul territorio, ha organizzato degli importanti seminari e forum in Italia sulla guerra e sulle possibili pace in Sudan, cercando di dare voce e spazio alla società civile, che è una parola contenitore che raggruppa tanto e poco. Però società civile sono per esempio gli attivisti per i diritti umani, gli insegnanti, le organizzazioni di donne, le organizzazioni attente ai problemi ambientali del Darfur, le organizzazioni che lavorano anche nell'umanitario e anche con nei campi di sfollati. Tutte queste organizzazioni, che a volte si rifanno anche a qualcuno dei partiti politici del Sudan, ma molte volte sono proprio organizzazioni di società civile, hanno da dire la loro su quello che sta accadendo e chiedono di essere in qualche modo rappresentate. La campagna italiana
per il Sudan, ha cercato di dare anche loro la possibilità di esprimersi con interviste, commenti, dichiarazioni, interventi, visite di rappresentanti sudanesi in Italia e visite di rappresentanti italiani in Sudan. Ci puoi parlare della crisi umanitaria in Darfur? Si parla di 2 milioni di persone rifugiati, per lo più, se non ho capito male, nei campi profughi nel Chad, che vivono in condizioni comunque di poco più che di sopravvivenza, forse poco meno che di sopravvivenza, perché siamo a dei livelli assurdi. Alcuni rappresentanti delle Nazioni Unite hanno indicato quella del Darfur come, soprattutto nel 2004, poi ancora anche nel 2006, come la più grande area di crisi umanitaria al mondo. La popolazione del Sudan, in mancanza di un censimento di cifre attendibili, del Darfur, scusate, in mancanza di un censimento di cifre attendibili, era stimata in qualcosa come 6 milioni di persone. Si dice che quasi 2 milioni di persone siano sfollate. Il grande problema del Darfur sono gli sfollati. Anche i profughi, tecnicamente gli sfollati sono le persone che hanno abbandonato le loro case, i loro villaggi e vivono in campi di raccolta di sfollati dentro i confini del Sudan. Soprattutto torno alle tre città principali, Niala, El Fasher e Geneina. Qua c'è la maggior concentrazione di campi di sfollato. I profughi, tecnicamente, sono i sudanesi che vivono in campi, appunto, detti campi profughi, fuori dai confini. Quindi soprattutto in Chad, ma anche in Centrafrica, in Repubblica Centrafrica. In ogni caso, il grande problema umanitario sono gli sfollati, perché i campi di sfollati, basta vedere un'immagine anche con Google dall'alto, sono come delle enormi, potremmo chiamarle città, di decine di migliaia di persone che spesso nascono o in mezzo al nulla o in territori semidesertici o alle periferie di città già esistente, però andando di colpo a aver bisogno, per esempio, di due cose fondamentali, acqua e legna da ardere, da cui la deforestazione, che è un grande problema in Darfur in questo momento. No? E quindi, oltretutto, non c'è lavoro. Quindi le persone vivono, o meglio sopravvivono, grazie alla distribuzione di cibo e aiuti umanitari da parte del sistema delle Nazioni Unite e di tutte le ONG che fanno attività umanitarie. Questo è un grande problema e ancora una volta, se si guarda alla storia sudanese e se si pensa a quello che sono stati gli sfollati, i profughi negli anni Ottanta, che sono stati un'enorme massa di popolazione costretta per anni, a volte, a vivere ai limiti della sopravvivenza. In questo senso è una grandissima crisi umanitaria. Attenzione a usare sempre la parola emergenza, perché quando un'emergenza si protrae per anni, forse non diventa più emergenza, ma si trasforma proprio in un elemento strutturale della complessità di un conflitto civile in corso e di una situazione di guerra in corso. Quindi è diverso anche l'approccio, perché un conto è l'approccio all'emergenza e un conto è l'approccio alla situazione cronicizzata. Gli operatori umanitari, sia a livello che agiscono sia a livello internazionale che nazionale, parlando di realtà sudanese darfuriana, incontrano a tutt'oggi delle difficoltà oggettive ed oggettivabili oppure no? Cioè, vuol dire, facile andare ad aiutare sta gente? Allora, innanzitutto bisognerebbe domandarlo a chi va sul terreno, però è difficilissimo. Faccio un solo esempio, no? Il programma alimentare mondiale, il PAM, WFP, non riesce a distribuire tutto il cibo perché i camion vengono assaltati da gruppi armati e gli autisti spesso vengono uccisi. Quindi questo è un esempio estremamente, se si vuole, semplice, ma estremamente efficace e purtroppo drammatico di quanto è difficile anche solamente gestire gli aiuti umanitari, distribuire gli aiuti umanitari. E gli esempi potrebbero continuare. Nei campi di sfollati è difficile andare a raccogliere acqua, è difficile per le donne andare a raccogliere la legna, perché nel momento in cui lasci il perimetro del campo, che cosa succede quando sei fuori? Quindi è difficilissimo sia per gli operatori umanitari che rischiano,
purtroppo fa meno notizia in Italia se l'autista keniano o ugandese del PAM viene ucciso rispetto a un operatore di una ONG europeo o italiano, però questa è la realtà del Darfur. E è anche estremamente difficile per chi deve ricevere gli aiuti umanitari, quindi è difficile sia per chi li deve distribuire, deve lavorare sul terreno, ma anche addirittura per chi li deve ricevere. Dal tuo punto di vista, quanto il sistema mediatico globale riesce a dare informazione e nel caso che questa informazione non sia adeguata, pensi che questa mala informazione o questa scarsa informazione possa interagire con la situazione in atto? Il Darfur rappresenta un caso per alcuni aspetti paradossale, perché la parola Darfur spesso si sente. Attori, attrici di Hollywood, registi ogni tanto parlano di Darfur e magari ottengono un titolo nei telegiornali per il semplice fatto che sia un attore di Hollywood a parlare del Darfur. Durante le Olimpiadi di Pechino è saltata fuori la parola Darfur, quindi nell'evento più globalmente mediatizzato si è parlato anche di Darfur. Il problema è che la guerra in Darfur e il conflitto Darfur è difficile, è complesso e bisogna avere tempo, attenzione, voglia per cercare di capire le cause di questa complessità. Ecco allora che il rischio è quello di dare interpretazioni molto semplicistiche, come per esempio scontri etnici, come per esempio arabi contro africani, come per esempio agricoltori contro allevatori, che in parte magari possono anche essere vere, ma che sono troppo riduttive e semplicistiche, che non aiutano, primo, non aiutano a capire la complessità di un fenomeno, secondo, non aiutano a cercare di prevedere, intuire e scegliere delle possibili soluzioni o delle possibili tipi di azione. In questo senso, alcune iniziative come quelle che vengono portate avanti anche dalla società civile, ma anche da alcuni giornalisti e anche da esponenti del mondo dell'informazione, possono aiutare a cercare di andare un po' più in profondità. Però in Italia, rispetto a paesi come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia, c'è forse meno attenzione a dare spazi più lunghi, più approfonditi e più anche costanti alle tematiche del Sudan e alle tematiche del Darfur. Forse anche per questo motivo Pietro Veronese, giornalista di Repubblica, scrive nella prefazione di questo libro: c'è verso questa regione, cioè il Darfur, quasi un accanimento collettivo nell'ignorarne le vicende. Ti ringraziamo moltissimo e per aver scritto questo splendido libricino che è troppo breve, nel senso che una voglia di leggere ancora di altre cose, però per fortuna da questo libro si può poi allargare la visuale attraverso internet, perché tu hai riportato parecchi siti a cui fare riferimento, quindi si allarga, quindi sei invitato magari a scrivere qualcos'altro, aspettiamo qualche cos'altro. E per la chiacchierata, insomma, qualche dubbio ce l'hai chiarito, speriamo al prossimo libro sul Darfur di poterci rincontrare. Grazie. Thank you.